Il capitolo cura è ispirato dal quadro di Sir Luke Files che fu dipinto nel 1887. La scena rappresenta un medico che passa la notte accanto al paziente, che è un paziente pediatrico affetto da una grave malattia infettiva, in una povera casa di campagna dell'Inghilterra di allora. Il quadro ebbe una estrema popolarità perché colpisce nel segno quello che è uno degli aspetti fondamentali della cura medica, cioè l'accudimento, l'interesse emozionale del medico per il paziente, e divenne un'icona della medicina perché in quegli anni iniziava la migrazione verso un tipo di medicina differente, una medicina basata prevalentemente sulla comprensione scientifica della malattia del paziente, un maggior fuoco sulla malattia piuttosto che sul paziente e tra l'altro l'introduzione finalmente di interventi terapeutici efficaci, perché il medico rappresentato nel quadro di Sir Luke Files purtroppo non aveva nessuno strumento efficace per aiutare questo bambino e quindi il suo intervento si limitava a una partecipata osservazione. Il quadro fu ispirato fondamentalmente da due elementi personali della vita di Sir Luke Files. Il primo, una sua tragedia, perché lui 10 anni prima aveva perso primogenito per una malattia infettiva la mattina di Natale. Questo ragazzo era stato accudito amorevolmente dal dottor Murray, che forse è colui che ha ispirato la figura del medico nel quadro. E poi l'impegno di Sir Luke Files nel cosiddetto realismo sociale, che in quell'epoca vedeva partecipare vari intellettuali per migliorare le condizioni delle fasce più povere della società inglese. Lui aveva illustrato vari tipi di opere che rimandavano a questo problema politico e sociale e partecipava attivamente a questo movimento. Il quadro ebbe uno straordinario successo, tra l'altro fu utilizzato negli anni successivi da molti editori per le copertine di libri di clinica medica, perché rappresenta veramente uno degli aspetti che tutti quanti noi amiamo più della medicina. Il problema che noi ci troviamo oggi di fronte a una medicina completamente differente è conservare le basi scientifiche e aumentare il potenziale scientifico della medicina, coniugando però questo tipo di conoscenze col rapporto medico-paziente secondo quella che era la medicina tradizionale, soprattutto perché sappiamo che questo rapporto ha un'efficacia di tipo fisiologico, è il cosiddetto effetto placebo, che è un effetto benefico per il paziente e che in buona parte si poggia su una relazione con il paziente che funziona da un punto di vista affettivo ed umano.